Annoverato tra il club borghi più belli d'Italia, Montalbano e l'Icona rappresenta un'occasione di incontro con una Sicilia inedita e diversa, fatta di tesori d'arte, di cultura e di antiche tradizioni gelosamente custodite. Affascinanti panoramiche sulla costa tirrenica si aprono agli occhi del visitatore avvicendandosi allo straordinario borgo di Montalbano e l'Icona, permettendo un'escursione altimetrica che da poche decine di metri sul livello del mare raggiunge quote oltre ai 1000 metri. Montalbano e l'Icona è poco distante, altresì alle affascinanti isole Eolie e al frequentatissimo santuario di Tindari. Uno splendido borgo che permette, nella stagione calda, di godere dei suoi splendidi panorami ed immergersi d'inverno in un ambiente fiabesco. Una piccola cittadina volta anche alla valorizzazione dell'energia pulita che attraverso gli impianti eolici, i quali fanno da cornice a questo meraviglioso scenario, rendono Montalbano e l'Icona un suggestivo ed accattivante luogo tutto da scoprire. Il centro storico è sicuramente l'elemento più identificativo di questo straordinario angolo di Sicilia.
La Basilica Minore di Santa Maria Assunta e San Nicolò Vescovo è senz'altro il maggiore edificio di culto della comunità di Montalbano. La chiesa si presenta con una facciata austera ed un campanile realizzato tra il 1665 ed il 1673. Con la sua tipica merlatura ne ammorbidisce la severità delle forme. Le origini di quel luogo di culto risalgono al IX-X secolo. La sua costruzione, strettamente legata alle vicende del castello di Montalbano e Licona, fu dedicata ai santi apostoli Pietro e Paolo. L'edificio, originariamente a navata unica, fu ricostruito ed ingrandito nel 1646, affiancando alla navata centrale le due navate laterali. Elevata a basilica minore da Papa Giovanni Paolo II nel 1997, l'edificio presenta un impianto a croce latina con ampia navata centrale e tetto a capriate. Le pareti sono arricchite da fregi, rosoni e stucchi. Un bel colpo d'occhio affascina il fedele all'ingresso della chiesa. Lungo le navate laterali, composte da 5 arcate ciascuna, sono disposti altrettanti altari. Lo spazio all'interno è articolato in 3 navate per mezzo di robusti pilastri, sui quali si aprono grandi archi a tutto sesto. La navata centrale è arricchita da medaglioni in stucco, raffiguranti personaggi biblici, ed affreschi ben conservati. Il tetto è costituito da travature lignee intagliate e dipinte. L'elemento storico architettonico più significativo di Montalbano e Licona è il castello. Lo splendido maniero domina un tessuto urbano medievale irregolare e tortuoso, che si snoda su e giù per i vicoli adattandosi alla conformazione del promontorio roccioso. Il fiorente borgo medievale è divenuto, ormai da qualche anno, una meta obbligata per i turisti che vogliono scoprire una Sicilia ricca di storia e di un patrimonio architettonico e paesaggistico unico. Le piccole case costruite in pietra arenaria sono testimone di un passato antico. Anche attraverso i suoi suggestivi scorci, è narrata attraverso le antiche costruzioni, arricchite da particolarissimi archi e portali in pietra. Edificato su preesistenze bizantine ed arabe, il castello è costituito nella parte alta da un fortilizio normanno svevo ed un basso platinum fortificato svevo aragonese.
La parte superiore è una fortezza rettangolare. È chiusa all'estremità da due torri, una a pianta quadrata e l'altra tipicamente sveva, a pianta pentagonale con funzione di maschio. Al periodo svevo risale la muratura perimetrale merlata, che rappresenta la configurazione difensiva a settiere più importante e meglio conservata della Sicilia. Al re Federico II d'Aragona si deve invece la ricostruzione dell'edificio e la sua trasformazione da fortezza a residenza reale per i soggiorni estivi. Il sovrano fece aprire ben 18 grandi finestre sui muri perimetrali, al di sopra delle feritoie sveve, ed un numero considerevole di portali e porte. Grazie alla ristrutturazione operata dal re aragonese, il castello di Montalbano è una delle opere più armoniose del Medioevo siciliano. Il castello è oggi di proprietà del comune e viene utilizzato durante tutto l'anno per mostre e convegni. Il castello, situato in una posizione strategica per il controllo dei passi che dai Nebrodi conducono ai Peloritani, è situato immediatamente al di sotto del vicino altipiano dell'Argimusco. L'altura è senz'altro il luogo ideale da cui il visitatore può spaziare con lo sguardo e contemplare il panorama che affaccia sul grande vulcano siciliano, a montagna, come amano chiamare l'Etna, rispettosamente, gli abitanti del posto. L'altopiano delle grandi propaggini, dal greco Argimusco, è diventato negli ultimi anni un luogo oggetto di studio. La presenza di grandi blocchi calcarei dalle straordinarie forme ha sollecitato la fantasia degli avventori, dando vita a leggende che ben si sposano con questo affascinante luogo. Per alcuni si tratta di un luogo sacro legato al culto della fecondità. Per altri, i megaliti rappresentano costellazioni di stelle che furono visibili migliaia di anni fa in una notte di solstizio d'estate. Per altri, invece, essi rappresentano e testimoniano della presenza di esseri giganteschi, primi abitanti della Sicilia. Un luogo sicuramente mistico, in cui il visitatore si lascia ammaliare da leggende e dalla fantasia, che avvolgono in un'atmosfera magica chi si avventura in questi luoghi. Osservando attentamente gli enormi blocchi calcarei, sulle ali dell'immaginazione e del gioco, ogni megalite prende forma, quasi ad animarsi. Tra i più affascinanti è possibile scorgere l'aquila, dalle ampie ali che fuoriescono dalla terra, che simboleggia il traghettatore e l'accompagnatore delle anime nell'aldilà. Thank you.
dea neolitica, chiamata anche Lorante, è scolpita nella roccia, di profilo, con le mani giunte in preghiera. Poco distante troviamo il diavolo, da alcuni conosciuto come il guerriero, un possente megalite dall'aspetto tetro ed austero. Pochi sono i luoghi sul nostro pianeta dove le potenti forze della natura si concentrano per creare un'atmosfera così magica ed ancestrale da far quasi dimenticare di stare sulla mortale terra. L'Argimusco, con i suoi affascinanti megaliti, rappresenta un luogo davvero fantastico, dove potersi soffermare e sognare ad occhi aperti. Fra leggende, storia e tradizioni millenarie, Montalbano e Licona è senz'altro il luogo dove poter scoprire una Sicilia unica.